Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video dedicato ai miei acquisti di fine estate. Quando finisce l'estate, a me dispiace sempre tantissimo perché si entra in quella stagione fredda e piovosa che io detesto, poi le giornate si accorciano, quindi insomma è tutto molto più deprimente. Quindi ho deciso di farmi ancora un giro per negozi e vedere se era rimasto qualche cosa della collezione estiva e devo dire che ho trovato tre cosine abbastanza carine, anche a prezzi abbastanza vantaggiosi, nonostante i saldi siano finiti. Poi ho preso qualche prodotto per il corpo e qualcosa di make-up e anche qualcosa per le unghie. Quindi cominciamo subito, se no poi mi perdo in chiacchiere. Cominciamo con l'abbigliamento. Vi faccio vedere questa camicetta smanicata. Questa è una camicetta smanicata così, a righe verticali con le taschine. Diciamo che è un capo un po' più sull'elegante, è qualcosa di un pochino più elegante, sicuramente non è sportivo un capo del genere, però mi piaceva l'idea di avere qualche cosa del genere, perché comunque è un colore che poi si porta con tutto, è quindi indossabile, diciamo, facilmente. E mi piaceva proprio l'idea di avere una cosa del genere, quindi l'ho presa e l'ho pagata, pensate, soltanto 4,50 euro, quindi un prezzo assolutamente vantaggiosissimo. Da abbinare a questa camicetta ho preso anche una gonna che ha una forma un po' particolare. La gonna è questa, è una gonna abbastanza lunga, però la forma particolare è che intanto ha dei tagli un po' irregolari, quindi rimane un po' storta su un lato, insomma, quelle gonne un po' così. Ma soprattutto la cosa carina è che qua davanti, spero che riusciate a vedere qualcosa, vedete che è più corta, quindi davanti su un lato praticamente rimane corta e poi si allunga, diciamo, sulla parte laterale e nella parte dietro. Quindi mi sembrava una gonna carina e soprattutto mi sembrava che stesse bene con questa camicetta, perché cerco di farveli vedere insieme se ci riesco. Vedete, comunque è una cosa che si può benissimo abbinare e che sta bene, insieme. Poi, se invece voglio essere più sportiva, sempre da abbinare a questa gonna qua, ho preso questa maglia che ovviamente si può mettere poi anche con altre cose, però vabbè, c'è ancora il cartellino attaccato. Ho preso questa maglia qua, fatta così a rombi, con questi disegni un po' anni 70. Devo dire che a me ricorda un po' la moda degli anni 70 questa maglia. Però comunque abbastanza luminosa e tutto sommato non mi dispiaceva. Poi sta bene comunque con quella gonna e sta bene anche con dei pantaloni neri, con i jeans, con una gonna comunque di questo colore, perché io ne ho una comunque di questo colore. Quindi insomma mi sembrava una magliettina carina, è così con le spalline, molto semplice, con questo taglio qua un pochino irregolare ed è una cosa che comunque luccicosa, quindi mi piaceva. Questi sono gli acquisti che riguardano l'abbigliamento. Poi ho preso due prodotti per il corpo, un po' di smalti per le unghie e una palette. Vi faccio vedere una cosa molto classica, che però comunque è nuova, non l'avevo mai provata, è il deodorante stick Dove alla pera e aloe vera. Vedete, questo è alla pera con l'aloe vera. Io di solito usavo questo però agli agrumi. Non c'era questa volta, ho visto questo che non avevo mai provato e ho deciso di provare questo. Il profumo mi sembra buono, vediamo com'è, se sarà comunque resistente com'è quello agli agrumi, che comunque rimane il mio preferito, però chissà che anche questo non si riveli poi di mio gusto. Eccolo qua, ve lo avvicino alla pera e all'aloe vera. Poi vi faccio vedere una crema viso che ho preso da Bottega Verde. L'ho presa con uno sconto, avevo un coupon di sconto e sono riuscita a pagarla 6,99 euro quando in origine erano 19 o 16 euro, comunque insomma costava di più. È alla pesca e all'albicocca. Eccola qua, questa è la crema, ve la faccio vedere anche dentro perché comunque è proprio colore pesca e albicocca, vedete? E mi piaceva tantissimo questa profumazione, mi sembrava una cosa veramente fresca e sicuramente è più estiva perché adesso comunque l'estate sta finendo, quindi forse meno indicata, però comunque è talmente fresca e profumata che io ho pensato ma chi se ne frega, la uso anche in inverno e quindi sono andata a prendermela. Tra l'altro anche la scatolina, la confezione è molto carina. Poi sono andata da Essence qua, apriti cielo, perché mi sono comprata quattro smalti, come se io avessi bisogno degli smalti, perché ne ho talmente tanti, però alla fine poi
mi faccio sempre prendere, vedo sempre dei colori che comunque non avevo, insomma, vabbè, ho preso tre smalti, in realtà è un top coat, però è un top coat un po' particolare. Il primo che ho preso è questo qua, questo verde così petrolio, questo colore un po' particolare, non ne avevo di questo colore, quindi ho deciso di provarlo. Poi ne ho preso uno nero, in realtà quello nero lo avevo, ma ormai è seccato, quindi è inutilizzabile, quindi l'ho ricomprato. E poi ho preso questo qua che è un color lilla molto molto chiaro. Eccolo qua. Questo lo volevo perché ho pensato di utilizzarlo più che altro come base, oppure per fare una nail art, quindi avere magari la base molto chiara e poi andare a creare qualche disegnino carino, qualcosa di carino sull'unghia con dei colori magari un pochino più sgargianti. Il top coat che vi dicevo è particolare perché è quello matte matte matte. Io non l'ho mai provato assolutamente, quindi sono assolutamente andata alla cieca perché non ho la minima idea di come sia, non ho neanche mai visto nessun tutorial perché in realtà sono arrivata dallo stand, l'ho visto lì, mi ha colpito e l'ho comprato, quindi non mi sono prima informata, l'ho preso un po' così a scatola chiusa. In teoria dovrebbero essere quei top coat che vanno ad opacizzare l'unghia, quindi voi mettete lo smalto e con questo l'unghia diventa più opaca anziché lucida. In teoria, però non so poi se funzionerà. Comunque lo proverò e vedremo cosa succederà. Però mi incuriosiva, mi ha colpito e quindi insomma me lo sono presa. Ultima cosa, una palette da Catrice. Questa è una palette con colori matte, molto autunnali, quindi questa volta vado proprio in linea con l'autunno che sta arrivando perché sono tutti colori molto scuri, cioè molto scuri, sono tutti sul marrone, ci sono anche i chiari, però questi colori così sul marrone io li associo comunque all'autunno. Questi sono i colori. A me sembrava veramente molto bella questa palette, mi piaceva proprio l'idea di fare delle sfumature con questi colori così. Poi abbiamo questo che è ad esempio un grigio molto scuro, questo che è un bianco praticamente, un panna più che un bianco, e poi parte da qui che è un beige chiaro e piano piano va sempre in crescendo fino ad arrivare a questo bronzo che è un pochino più scuro. Comunque mi sembravano davvero dei bei colori. E quando l'ho vista mi ha subito colpito, quindi l'ho comprata. Poi io adoro le palette, quindi è molto difficile che io non mi lasci tentare da una cosa del genere, però questa volta veramente l'ho presa proprio perché colori così matte di questo genere in realtà non ne avevo, forse ne ho uno magari sparso, però proprio tutta la gradazione così in realtà non ce l'avevo e non vedo l'ora di provarla. Sicuramente la proverò anche prima che arrivi proprio il pieno dell'autunno, perché sono curiosa, voglio vedere come mi sta. Bene, questi erano i miei acquisti. Fatemi sapere se anche voi alla fine dell'estate, per consolarvi, andate a fare acquisti anche se non ci sono più i saldi. Però devo dire che anche se non ci sono i saldi, sono riuscita comunque a trovare delle cose a prezzi molto molto vantaggiosi. Io vi do appuntamento alla prossima. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando come sempre un bacio enorme.